Ciao a tutti, oggi parliamo di teste delle spennate. Parliamo di teste delle spennate perché sento sempre in giro un po' di tutte, specialmente dai neofiti, specialmente da chi si è approcciato al tiro arco nudo, e parliamo ovviamente solo di arco nudo, perché nell'arco olimpico e nell'arco compound ci sono altri fattori da tenere in debito conto. Parliamo intanto di arco nudo. Teste delle spennate. Vedo tantissime persone che si accaniscono sul test delle spennate, tagliano, allungano, mettono punte improponibili, punte addirittura con peso eccessivo. Non dimentichiamoci mai che la balistica esterna è una scienza e che prevede un FOC, quindi uno spostamento della massa, del centro di gravità verso la punta, affinché la punta vada in modo uniforme verso il bersaglio e non si ribalti. Quindi il centro di gravità deve essere spostato, sono state fatte delle prove, e deve essere spostato in una certa percentuale. No, noi abbiamo il centro geometrico e il centro di gravità, e in questo punto la percentuale sulla lunghezza della freccia fra il centro geometrico e il centro di gravità ci darà il FOC, e questo sarà determinato ovviamente dal peso della punta. Veniamo alla spennata. La spennata è stata inventata, questo test è stato inventato nel 1972, addirittura da un certo Eliasson, che ha visto che più o meno i nodi vibravano con le frecce rigide un po' più a sinistra, con le frecce più flessibili andavano un pochettino più a destra. E da lì ha stabilito che tirando le frecce spennate poteva capire se i due nodi, la vibrazione della freccia con i suoi due nodi, quindi che mantenevano una traiettoria adeguata, era per l'appunto meglio, no? Nel volo della freccia. Però non c'è mai stato un vero modello matematico che spiegasse effettivamente se questa aveva più o meno un senso. A me, e adesso andiamo a vedere il mio materiale, a me con i sinusoid e circa 34 libbre e mezzo, quasi 35 libbre effettive al mio allungo, che è di 27 pollici, ho preferito una freccia più morbida. Quindi ho progettato una freccia da utilizzare all'aperto, da utilizzare nel 3D e nell'anterefield, in cui potesse darmi intanto meno interferenze possibili, perché sappiamo che nell'arco nudo quello che fa variare la rosata e sono purtroppo le interferenze, anche quelle più subdole, non ce ne accorgiamo, ma la freccia che tocca da qualche parte, specialmente con questi rest più avanzati, potrebbe per l'appunto dare fastidio alla rosata. Non dimentichiamoci che è l'incostanza del difetto che fa variare la rosata, perché un difetto, un flettente storto, possiamo tranquillamente utilizzarlo, perché non darà, sarà costante, il suo difetto sarà costante nel tempo, quindi non ci darà nessun fastidio. Invece l'incostanza è quello che dà più fastidio, che allargherà la rosata. L'incostanza nel rilascio, l'incostanza nella tecnica, ovviamente. Ma veniamo a noi. Quello che conta soprattutto non è accanirsi nella spennata. La spennata è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo, perché alla fine della mia messa a punto, ecco dove è la mia spennata. La spennata stabilisce che questa freccia dovrebbe essere morbida, e in effetti lo è un pochettino morbida, perché poi vedremo la prova della carta che ho appena fatto, vedremo che la freccia è leggermente morbida, la punta ha bucato prima sulla destra e poi le alette sono passate a sinistra. Intanto come l'ho progettata questa freccia? Beh, intanto ho voluto una freccia molto leggera, una freccia che mi permettesse
di sbagliare anche la valutazione, un po' di valutazione nel 3D, quindi ho progettato una freccia da 208 grani totali, 210 grani, con una punta da 70 grani e una VAP V6 900, le cocche sono Easton G1 e ho messo quattro alette per avere un pochino più di volume in coda. Le quattro alette è normale mettere quattro alette, non è una cosa stranissima, una volta si faceva normalmente, poi è andata in disuso perché tutti mettono tre alette, quindi è giusto mettere tre alette e variare la composizione della alette potrebbe essere una cosa sbagliata. Assolutamente no, mettere quattro alette una volta era abbastanza normale, poi come dico è andata nel dimenticatoio. Invece no, per l'arco nudo invece ha un senso molto importante, perché il volume in coda è molto importante per l'arco nudo, perché stabilizza la freccia, perché la fa volare bene. Io addirittura nell'indoor e anche nell'outdoor avevo iniziato con alette naturali da 3 pollici e funzionavano molto bene anche fino a 90 metri, non c'erano grosse controindicazioni e le rusate chiudevano bene. Però poi ahimè sabato scorso ho fatto una gara a Anterefield dove ha piovuto veramente tantissimo ed è stata una debacle clamorosa e le alette, le frecce sono diventate incontrollabili e ho dovuto togliere. Niente, nell'outdoor non adopererò più alette naturali, ahimè, perché veramente ho perduto completamente in precisione. Però è stata una buona idea quella di montarne 4. Montandone 4 ottengo gli stessi risultati che ho ottenuto con le alette naturali da 3 pollici e sono molto 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 soddisfatto. Infatti la domenica ho poi fatto la gara Anterefield, ho fatto 337 punti e tutto sommato è un buon punteggio per un vecchio arciere come me. Anzi, addirittura per chi dice la freccia però è molto leggera, può subire variazioni, no, assolutamente no, perché sabato scorso ho fatto la gara 50 metri round a Venaria, dove c'era veramente un vento fortissimo, raffiche erano veramente sui 50-60 km orari, e dove potete andare a vedere le classifiche, anche gli arcieri olimpici della nazionale italiana di Cantalupa che erano quel sabato a fare la gara, hanno veramente fatto molto al di sotto delle loro possibilità. Diciamo che gente come Nespoli, che normalmente fa 660 punti, ne ha fatti 620-630, un Morello ha fatto 617 punti, dove poi la domenica hanno fatto 40-50 punti in più. Io con queste freccine qua, questi spaghetti con quattro alette da 208-210 grani con 70 grani in punta, ho fatto i miei 604 punti tutto sommato onesti per quelle condizioni meteo. Quindi diciamo la freccia funziona. Io alla domenica sono poi andato a fare una gara 3D con queste frecce e tutto sommato è andato bene, sono stato sui 440 punti ed era una gara difficile, media difficile, le distanze erano comunque molto lunghe e sono comunque anche soddisfatto del punteggio, quindi la freccia funziona. Parliamo dello spine. Il mio spine dinamico è leggermente morbido. Perché preferisco una freccia leggermente morbida? Preferisco una freccia leggermente morbida perché è una freccia che commette meno errori durante il paradosso. Nel mio rilascio mi commette meno interferenze, mi dà meno interferenze. Quindi io consiglio sempre, al contrario degli olimpici che prediligono una freccia leggermente rigida, nell'arco nudo prediligo una freccia leggermente morbida.
Nell'indoor non è un grosso problema, nell'indoor possiamo tirare anche frecce molto rigide che non ci sono grossi problemi, ma dove dobbiamo tirare anche a 50 metri le interferenze veramente possono allargare tantissimo la rosata e quindi darci molto 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 fastidio. Vediamo il punto di cocco che è scaturito, vediamo un po' alla fine che cosa è successo dopo la mia messa a punto, anzi al riguardo della messa a punto, di come io ho costruito la mia messa a punto, vi invito ad acquistare, ad andare a vedere l'articolo che ho scritto sulla rivista Arco. Secondo il mio modesto parere è un articolo esaustivo per quanto riguarda la messa a punto arco nudo, dove ho messo tutti i miei appunti sulla scelta dei materiali, sulla progettazione della freccia e sulla messa a punto che ne scaturisce, e l'ho fatto anche a vari livelli di capacità tecnica, a vari livelli di capacità tecniche che l'arciere ha, quindi man mano che ci si va avanti con le proprie capacità tecniche ovviamente varierà il tipo di messa a punto e dove dovrò andare a fare le opportune verifiche. Quindi vi consiglio di andare a leggervi questo articolo sulla rivista Arco, dovrebbe essere uscita ad aprile 2022, la rivista marzo-aprile 2022. Che dire? Sappiamo tutti che, come vedete, le spennate qua che abbiamo visto, queste sono le spennate, l'ho tirata a 18 metri, la spennata è andata a destra, e l'ho tirata più volte, quindi è andata sempre allo stesso punto. Qua diciamo sono stati tiri sempre a 18 metri, poi vedremo da vicino anche lo strappo che ne è scaturito. Cosa ha importanza nell'arco nudo? L'importanza dell'arco nudo è che la freccia quando parte non deve avere una rotazione né verso l'alto né una rotazione verso il basso. Questo è importantissimo anche per le corte distanze, dove effettivamente poi bisogna fare i punti, le gare si vincono alle corte distanze, dove bisogna fare i 6 nell'altare fine, dove bisogna fare i 18, è lì che si vincono le gare. Quindi io tutta la messa a punto la faccio con lo string dei 18 metri, quindi non vario mai la messa a punto, vario la messa a punto, il tipo di messa a punto lo varierò sì, però lo string sarà sempre e solo quello dei 18 metri, a meno che non ho un arco, una configurazione, quindi un arco gemello, come effettivamente ho, dove farò la messa a punto solamente per il 50 metri round. Solamente per il 50 metri round, allora tutte le mie messe a punte le faccio con lo string, ovviamente con la presa sulla corda dei 50 metri. Per invece per tutte le altre gare, quindi 18 metri, 3D e Hunter Field, la presa della corda sarà sempre e solo quella dei 18 metri, perché le gare si vincono alle corte distanze. Non mi interessa fare 9 a 50 metri, ma non devo fare 12 a 5 metri. A 5 metri devo fare 18. Detto questo, voglio ancora dire una cosa molto importante: non esiste la prova della camminata nell'arco nudo, non esiste la prova della camminata nell'arco nudo, non esiste proprio la prova della camminata dell'uno dei 5 metri indietro, non esiste. Già secondo me anche per l'olimpico mi sembra una grande cavolata, ma nell'arco nudo assolutamente no, nell'arco nudo esiste solo chiudo la rosata, non chiudo la rosata. Questa è la cosa più importante di tutto. Comunque vediamo cos'è scaturito alla fine della fiera. Cos'è scaturito? È scaturito che il punto d'incocco inferiore, il punto d'incocco inferiore è un ottavo. Il tiller, come ho modificato il mio tiller, quindi ho precaricato di più il flettente superiore di 2 ottavi,
precaricato al flettente superiore di 2 ottavi rispetto al flettente inferiore. Questo su questi, sui sinusoid, su questo arco, e sono rimasti perfetti, perfettamente rigidi, non si muovono minimamente. Il tiller di questi flettenti sinusoid non si muove minimamente. Ho sentito delle favole di questo genere, che il tiller varia a casaccio. Assolutamente no. Ripeto, 604 punti con vento fortissimo, 3 gare, 3D sempre sopra i 440 punti, la scorsa settimana 337 punti nell'Hunter Field, nel 12x12. Ho un brace, questi sono da 66 pollici, quest'arco è da 66 pollici, il mio brace è in questo momento di 8,5, quindi preferisco un brace leggermente più lungo del normale, no? Normalmente sul 66 pollici si utilizza un brace da 8, tra 8 e 8 un quarto, vedo in giro. Io lo preferisco un pochettino più lungo il brace, un pochettino più largo, perché anche questo influisce sullo spine dinamico, influisce sulla spinta della freccia, sul tempo di spinta della freccia. La mia corda è Fast Flight, Spectra, anche perché costa esattamente la metà di quei filati super costosi che utilizzano gli archi olimpici o gli archi compound. Sull'arco nudo va benissimo il Fast Flight, Fast Flight Plus, che poi se trovate lo Spectra lo pagate 35€, 37€ la bobina da un quarto di libra. Quindi è ottimo, io utilizzo 18 fili di questo, quindi una corda abbastanza corposa, che abbia massa, che abbia stabilità. La stabilità paga sempre nell'arco nudo, e questo è molto importante. Quindi non fossilizziamoci sulla spennata. Non è che a tutti i costi, se la spennata non va con le impennate, chiuderemo la rosata. Non funziona così. Non è che la spennata con le impennate automaticamente vi farà chiudere la rosata. No, non è così che funziona. Leggetevi l'articolo, è molto lungo, è molto ben dettagliato e vi darà qualche spunto per capire un po' di più come fare la variazione sulla vostra messa a punto e come proseguire, diciamo, come ottenere la massima performance dal vostro lato. Vediamo lo strappo, lo vediamo un attimo. Ecco, questo è lo strappo. Come vedete, qua è entrata la punta della freccia, qua è la forma delle alette, c'è circa 1 centimetro che a mio modesto parere è perfetto. Una freccia col punto d'incocco senza rotazioni sul piano verticale ed è leggermente morbida come io volevo e come deve effettivamente funzionare. Quindi, concludendo, per concludere, quattro alette, è un'ottima idea quella delle quattro alette, provateci con le quattro alette. Io uso le Livane SS3, le trovo molto performanti, preferisco il tipo di aletta molto morbida, preferisco il tipo di aletta molto morbida. Perché non si rovina, passa anche i paglioni e non si rovina minimamente. E poi oltretutto ha questo effetto aerodinamico che è una grandissima idea ed è molto 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 performante e a me funziona veramente veramente bene. Provateci, sperimentate, non ricordatevi sempre che occorre sperimentare. Ok? Se avete
Qualche domanda scrivetemela tranquillamente nei commenti. Io rispondo sempre a tutti, senza nessun problema. Ok? Iscrivetevi al canale. Grazie, ciao a tutti.